che è la parte artistico, perché effettivamente rispetto al lavoro di Garajeva era leggermente inferiore. Ai campionati del mondo di Mie, ginnastica ritmica, dopo Garajeva e Kondakova è il momento di Anna Bessonova, ucraina. La seguiamo con il commento tecnico di Isabella Zunino Reggio. Anna Bessonova che ha commesso un grave errore al cerchio e sarà esclusa per una perdita dell'attrezzo in questa finale. Alla fune invece Anna Bessonova con 27 ha ottenuto il quinto posto in fase di qualifica. Abbiamo già visto due ginnaste, lei è la prima ginnasta in cui tutto il pubblico sta applaudendo, nel senso tiene il ritmo della musica perché qualsiasi cosa fa, devo dire che è veramente coinvolgente, anche se questa musica è molto giocosa, ma è un gioco coinvolgente. Perfetto questo pivot. Presa di rischio leggermente difficoltosa perché ha preso l'attrezzo aspettandolo. Eccellente anche questa ripresa dell'attrezzo. Potete notare anche dai salti è la difficoltà di corpo richiesta proprio per la fune. Ah, peccato. Ha un po' pasticciato con la fune in finale, però ecco, da un punto di vista artistico, dove si richiede un'emozionalità, un coinvolgimento e un trascinamento anche rispetto al movimento e alla musica, devo dire che sicuramente Anna Bessonova in questo risponde perfettamente, anche a voce molto alta. Certo, anche questa volta le difficoltà non sono state perfette e ha avuto quel pasticcio finale con la fune. Ecco, intanto l'elemento che fa subito impressione è che la Kondakova, che in fase di qualifica aveva ottenuto 28,35, ha avuto, ricevuto in questa finale quasi un punto in meno, 27,625. C'è stata una penalità per quanto riguarda l'artistico, ma questo potrebbe spianare la strada a Eugenia Kaneeva, la connazionale, la russa, mentre la Bessonova ucraina, che ha commesso una imperfezione piuttosto evidente nel corso dell'esercizio, ricordiamo, è una delle ginnaste più esperte in questo campionato mondiale. Non sappiamo se la Bessonova riuscirà a mantenere la forma e la condizione per Londra 2012, ma certo che si mantiene su livelli di eleganza e di prestazione davvero altissima. Ed eccola proprio con Irina Derughina, la sua maestra di Derughina. Albina, la scuola Derughina. È famosissima e ha ottenuto Anna Bessonova, prego. 27.675, 27.675. Non sembra molto soddisfatta, però se non